Gianmarco per capire che cosa è successo nel pronti via. Ma sinceramente non so l'episodio del rigore, se era rigore. Dal campo mi è sembrato di no, poi non, come ho detto voglio rivederlo prima di dire la mia. Diciamo che ci ha un po' spiazzati il rigore, però comunque abbiamo sempre cercato di reagire in qualche modo, anche se no abbiamo trovato il gol soltanto verso la fine. Però diciamo sì, questo rigore è andato un po' così, ci ha un attimino spiazzati, sì, è vero. Poi ho visto anche che sia tu a destra che Yannis a sinistra avete, diciamo, non dico sbagliato gli anticipi, ma comunque alcune letture non con la pressione che vuole Euteri, e la Viterbese faceva un po' quello che voleva nel primo tempo. Nel secondo tempo invece è cambiato, ti chiedo perché. No, diciamo che in fase non possesso loro uscivano bene, ci venivano a prendere bene. Poi per quanto riguarda il non possesso, a quasi tutti gli interventi abbiamo vinto noi, anche di testa. Sì, il secondo tempo però è evidente che abbiamo fatto meglio, abbiamo preso le distanze. E penso sia dovuto appunto a questo rigore dei primi minuti che un attimino ci ha spiazzato, però ci tengo comunque a dire che sono contento di far parte di questa squadra, perché è una squadra che non molla mai, a prescindere da oggi, da tutte le partite a questa parte. Ricordiamoci comunque che siamo tutti ragazzi che non abbiamo mai giocato insieme, almeno per la maggior parte, quindi ci sta ancora che dobbiamo prendere le misure, però comunque sono veramente contento di questa squadra che non molla mai fino al centesimo minuto. Fasciato, sei un po' claudicante, che è successo? No, ho preso una botta al primo tempo sul muscolo e vediamo ora domani, però mi dava un po' di fastidio, vediamo un attimino. L'ultima da studio Massimo Profeta, Fabio Ferraresi. Fabio, a te. Noi qua da studio abbiamo commentato che il primo tempo probabilmente avete fatto un po' fatica ad accorciare tra le linee, tu dal campo le distanze le vedevi giuste o secondo te qualcosina è mancato oggi come fase difensiva? Diceva Ferraresi che nel primo tempo quello, insomma, che è stato visto da studio è che facevate fatica ad accorciare. Tu dal campo come l'hai visto? Ma dal campo non l'ho vista proprio così, però come ho detto, un conto è a caldo, un conto è quando vedi a casa la partita, magari ha ragione, non lo so. Io dalla parte mia penso che comunque le uscite le abbiamo provato a farle, forse non con la stessa intensità oggi, non so il motivo, però se ha visto qualcosa del genere, non lo so, ci avrei i suoi motivi. Io dal campo non ho avuto questa impressione, però vabbè, ci può stare.